Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Mamma Yamaha ha sfornato anche la nuova MT-07 per il 2021. Spoiler, non mi dispiace come la 09. Un po' vago, però ne parliamo dopo la sigla. Perfetto, sempre con il sito Yamaha alla mano, andiamo a vedere un pochino che cosa hanno fatto. Premetto ovviamente che io, non avendo mai avuto un MT-07, né essendo stato comunque attratto, appassionato dall'MT-07, non sono informatissimo sui dati passati, quindi non potrò fare paragoni chissà quanto utili. Però andiamo a vedere insieme cosa hanno fatto sulla nuova versione e appunto se ci sono migliorie quantomeno estetiche e come è il nuovo design. Allora, possiamo vedere che comunque la nuova MT-07 presenta una rivoluzione sul design come hanno fatto per l'MT-09. Ad esempio notiamo il nuovo faro a LED che è molto stile MT-09 2021 che ha fatto molto discutere anche sul mio canale, sul mio profilo Instagram. Vi invito appunto a seguirmi sul mio profilo Instagram nel caso non lo faceste già. Comunque questo faro non mi dispiace come quello sulla 09 per un semplicissimo motivo: il faro sulla 09 era molto molto bello, lo preferivo rispetto al nuovo, quindi c'è stato quell'amaro. Con la 07 invece il faro vecchio era bruttissimo, era un triangolozzo strano, brutto, molto antico. Invece adesso diciamo che sono andati verso il futuro, hanno modernizzato questo faro, l'hanno reso a LED e essendo comunque molto simile alla 09, non lo so, è molto più carino, la rende molto più moderna e molto più affascinante secondo il mio punto di vista. È da vedere comunque da vicino, però appunto come vi ho detto già prima non mi dà delle sensazioni negative questa moto, anzi a prima vista mi ha colpito parecchio, in positivo. Come motore è rimasto sempre un CP2 a due cilindri appunto da 690 cm3, però stavolta Euro 5. Ovviamente come il passaggio della 09 anche il motore della 07 è diventato Euro 5 con questo sound che vanta adesso Yamaha. Con questo nuovo motore e il nuovo scarico dichiara di avere un sound un pochino più appetibile, pur sempre da vedere, è sempre uno scarico originale, catalizzato, tappatissimo, quindi bisogna vedere poi loro cosa intendono per sound più apprezzabile. Abbiamo dei nuovi freni a disco anteriori più grandi per maggiore potenza di arresto, come dicono loro. Upgrade interessante, comunque hanno pensato ai freni anche sulla 07, anche se non credo abbiano messo la pompa radiale, infatti. Monta comunque una pompa assiale all'anteriore la MT-07, però comunque diciamo che hanno pensato anche all'impianto frenante, lasciando comunque tubi in gomma e tutto, ma lasciamo stare. Indicatore LCD rovesciato. Hanno aggiornato e upgradato anche il quadro strumenti, non è male, devo dirlo è carino, mi piace. Questa 07 è veramente carina, magari anche questa andrà provata. Indicatori di direzione a LED, molto più carine queste frecce rispetto a quelle che montano di serie le Yamaha e come tutte le moto. Molto più carine queste frecce. Pneumatici di ultima generazione, hanno deciso di cambiare pneumatici di serie sotto la moto, cosa comunque ok, valida, perché ci può stare che me la fai uscire di serie con degli pneumatici un po' più seri, ma comunque diciamo che non è un upgrade così. Vabbè, lasciamo stare. Colore, grafica e finiture nuove. Appunto, come abbiamo visto, il serbatoio molto simile a quello della 09, stesse prese d'aria, molto molto simile, hanno cercato di avvicinarsi, gli stessi identici colori, hanno però cambiato appunto l'ice fluo della vecchia generazione con lo storm fluo, appunto questo mix di rosso e grigio con qualcosa di blu, che a parer mio non è brutto come abbinamento, anzi molto carino. Questo grigio sul serbatoio ci sta anche parecchio, peccato però per le forme della 09, sto parlando della 09, la 07 mi piace abbastanza. Icon blu molto molto carino con questo stacco
blu e argento bianco, molto carino, mi piace tanto. Il Tech Black classico tutto nero non mi fa impazzire perché molto anonima, però a chi piace la semplicità ci sta. Comunque, le principali modifiche che sono state apportate alla nuova MT-07 sono queste. Non cambia chissà quanto a livello di telaio, motore, tutto. Forse rimane invariato, non viene specificato. Però non c'è quel salto che hanno fatto con la 09. Stiamo pur sempre parlando di una moto accessibile per patente A2, una moto abbastanza tranquilla con i suoi 73 cavalli. Adesso è diventata anche Euro 5, quindi ovviamente è una moto molto interessante per chi si sta approcciando per la prima volta al mondo delle moto, patente A2 appunto. E niente, molto carina esteticamente per quanto mi riguarda. Hanno fatto un lavoro migliore esteticamente rispetto alla 09, che a parer mio continuo a dire l'hanno inguaiata, e è anche il parere di tantissime altre persone online. Ovviamente, come ci tengo a specificare, le cose vanno però prima viste dal vivo e provate e poi si possono giudicare. È soltanto una prima impressione a caldo di quello che è appunto il nuovo restyling del design. Ragazzi, per questo video è tutto. Questa era la nuova MT-07, siamo andati a parlarne per sommi capi, abbiamo semplicemente visto la nuova moto. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare di questa nuova MT-07, condividete il video con chiunque, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi, non ci arriviamo.